togliete il fiato, io sono andata dichiarando che siete una boccata di ossigeno, ma siete troppi, veramente troppi. Grazie, grazie, grazie tantissime. Voi siete un popolo meraviglioso, come lo è tutta l'Italia. È meraviglioso il fatto che voi siate venuti qui senza contributo del partito, senza che si siano stati organizzati i pullman pagati dal movimento. Siete qui con i ragazzi disabili, i bambini piccoli, gli anziani di tutte le età. L'Italia 5 Stelle c'è ed era il momento di farla sentire forte, perché quello che... A noi ci hanno un po' rimproverato di questa storia di toni alti, toni bassi. Beh, io sono ancora con i toni molto alti, perché io sono molto, molto arrabbiata. Sono arrabbiata perché noi abbiamo un Presidente del Consiglio che mente ogni giorno, sui media, sui giornali, in televisione, senza alcun contraddittorio. E questa è la cosa più indecente, l'attacco completo a tutte le istituzioni e la menzogna del Primo Ministro. Perché io non posso ascoltare un uomo che dice io solo contro tutti, vado lì, chiudo migliaia di partecipate e poi mi arriva l'altro giorno, veramente signore, una cosa veramente aberrante, che dà 100 milioni di euro a una partecipata in perdita qui di Roma e noi gli chiediamo cortesemente al governo, allora dal momento che ci sono degli stipendi da pagare, delle imprese creditrici, glieli diamo noi direttamente, perché questi amministratori devono andare a casa. 100 milioni di euro, voi dovete tenere presente che per la carta acquisti ne danno 45 milioni in 3 anni, questo è lo scempio. Io non posso ascoltare un Presidente del Consiglio che dice questo, che va dalla Merkel e fa le sue conferenze a stampa e prende tutti i meriti da parte del Fondo Monetario Internazionale, della BCE. Beh, è chiaro, a parte che loro lo hanno fatto con tutti, lo hanno fatto con Letta, lo hanno fatto con Monti, i grandi professoroni dicevano sempre che andava tutto bene. Certo, perché si precarizza, perché quello che fonda la prossima legge di stabilità, e lo hanno dichiarato loro nei provvedimenti, e sarà la legge di stabilità, la manovra finanziaria tra le più pesanti, tra le più lacrime e sangue, perché qui si sta ipotecando tutto il futuro della prossima generazione, signori. Non è vero che non toccherà l'IVA, se volete io ve lo leggo. Pagina 17 della nota di aggiornamento al DEF. Tutta la manovra viene incentrata su nuove tasse. Dal 2016, signori, ci sarà un aumento dell'IVA e di tutte le altre imposte che dovrà portare ben 12 miliardi e 4 di nuove entrate. E poi dopo, l'anno successivo, 17 miliardi e 8, e dopo 21 miliardi e 4. Questo è il governo delle tasse, tasse, tasse. Non può andare a dire che non è vero. La flessibilità non è una concessione, noi l'avremo perché nel trattato, e perché siamo in severa recessione, e per quello lui grida che sarà sempre nel 3%. Ma cosa significa? Quello che il movimento dice, allora, stando nel 3%, da un rapido conteggio tutti lo possiamo fare, significa fare altro debito per quell'anno almeno per 40-50 miliardi, ma vengono utilizzati per mantenere le poltrone. Allora noi diciamo, questi 50 miliardi sono sufficienti per dare il reddito di cittadinanza, per investire nel dissesto idrogeologico, nell'edilizia scolastica, questo serve, e per investire nell'efficientamento energetico. E che cosa serve questo? A rilanciare consumi, perché le nostre piccole e medie imprese tornerebbero a lavorare, e non con l'emergenza. Perché se noi vogliamo essere cinici e non pensare che questo è un paese incivile in cui si muore quando piove, ed è uno scandalo questo, noi dobbiamo pensare che lo fanno apposta per agire in regime di emergenza, perché solo così vanno in deroga alle normative antimafia, alle normative anticorruzione. E abbiamo poi il MOSE che ci costa da 1 miliardo a 6 miliardi, e adesso si stanno ammazzando per andare a trovare 3 miliardi di tagli. Ma vi ricordate come era Renzi all'inizio? Allora, io ho 32 miliardi, 20 li metto da parte, 12 li uso, ma dove?
dove Poletti ha già portato la sua dote, Poletti, 600 milioni di tagli nel Job Act e tutta una delega, signori. Ma la parte di mia competenza, quella del bilancio, è già una legge e dice che non deve comportare nuovi o maggiori oneri. Questo dice. E quello che poi noi diciamo da questi 50 miliardi, ma andare anche oltre questo deficit, bisogna per forza diminuire in maniera significativa, non lo zero virgola, la pressione fiscale alle nostre piccole, micro e medie imprese, perché sono loro che lavorano, sono loro che danno gli incassi allo Stato, sono loro che mantengono l'Italia. Le grandi imprese sono quelle che evadono di più, insieme a banche, assicurazioni, criminalità organizzata, lì devono andare a pescare, lì c'è la ciccia, non sta nei nostri piccoli imprenditori. Non puoi avere uno Stato ostile che ti costringe in un'agenzia delle entrate e ti dice: mi devi dare 5.000 euro altrimenti ti chiudo, allora no, te ne do 2.000, te ne do 3.000, è una cosa vergognosa, vergognosa. Quindi io no, io non ci sto alla nuova comunicazione, perché io mi arrabbio quando dico: voi state togliendo la detrazione per coniugi a carico ed è una legge, voi state togliendo la cassa integrazione straordinaria, quella in deroga. Io voglio che questi soldi vengano vincolati almeno ad altri ammortizzatori sociali, e loro mi dicono no, perché la Merkel non vuole, perché devono andare prima gli squilibri finanziari, e quella è la legge che noi dobbiamo osservare, e non c'è niente di diverso, non c'è alcuna flessibilità che si sta facendo concedere Renzi, signori. Le menzogne sono una dietro l'altra. E io su questo inviterei Renzi. Il contraddittorio con Renzi noi lo vorremmo ogni volta che venisse a me e mi dicesse che non è vero che aumenterà l'IVA, perché qua sta scritto e l'ha scritto lui. E non può dire che della tassi lui non ne capisce niente, perché nel Salva Roma l'ha disciplinata lui. C'è la sua firma in quel decreto, andatevelo a cercare. Non può dire di averla ereditata, è sua, è sua. E se tu fai le sforbiciate, il 3% agli enti locali, il 3% alla sanità, il 3% all'istruzione, così chi ne va di mezzo? Siamo solo noi, solo i cittadini. Le poltrone, il coraggiosissimo Renzi non le tocca, anche perché avrebbe abolito veramente le province, lo sappiamo. Ve l'abbiamo detto, l'unica cosa certa che c'è nel decreto delle pubbliche amministrazioni è che le diarie, i compensi, i rimborsi spese, i consiglieri provinciali devono rimanere intatti. E questo è lo scandalo, quale abolizione delle province? È una menzogna sempre completa. Io purtroppo per la prossima legge di stabilità veramente non ho buone notizie, ma io so che il movimento arriverà al governo, si stanno avvitando tra loro stessi, non potranno andare avanti, ma del resto basterebbe guardare l'esempio della Germania. La Germania ha precarizzato il lavoro e allora c'è stata di nuovo una flessione dei consumi, della domanda interna e quindi degli investimenti. È un cane che si morde la coda, ma la Merkel dice: peggio per loro, tanto meglio per noi, e noi avremmo diritto e noi meriteremmo un governo autorevole e serio che andasse a dire: io ho un paese in ginocchio e lo devo risollevare e non mi interessa più della Germania, sono 10 anni che ci sfrutta la Germania, basta, questo noi vogliamo. E non ci vogliono i professoroni, signori, non ci vogliono i professoroni, no, noi nella mia commissione sono orgogliosissima di dire che siamo in 4 donne e siamo la fantastica squadra, e noi ce li mangiamo i professoroni, perché leggiamo le carte come fate anche voi, come fate anche voi. Io mi auguro che presto passi questo concetto
che il reddito di cittadinanza è la diminuzione significativa. Io non voglio gli zero virgola, perché il 10% dell'IRAP non l'ha tagliato. Lui ha tagliato dal 3,50 al 3,20, però l'acconto me lo dai sul 3,75. È un imbroglio questo. Questo è un imbroglio. Ma i piccoli imprenditori che sono qui sanno bene come funziona. Io voglio che passi questa nostra informazione, perché non è demagogica, è l'unica nostra via d'uscita, la vera ridistribuzione, la nostra unica via d'uscita, così si dà aria, ossigeno a questo paese e le nostre piccole imprese, gli artigiani, i piccoli operai cominceranno di nuovo a lavorare, perché è inutile fare quadri normativi se lavoro non ce n'è e non ce n'è. Io vi ringrazio tanto. Ancora grazie per essere venuti qui senza contributi, senza niente. È una cosa meravigliosa. Grazie, grazie, grazie.